Ciao ragazze, nuovo video prodotti finiti di settembre, come al solito in collaborazione con la mia fantastica Fiorenza, ragazza sorriso, la quale mando un bacione di gigantesco, tesoro io ti lovo come tutti i mesi. E nulla, iniziamo subito così vi faccio vedere tutti i prodottini che ho terminato. Diciamo che non ho queste grandi novità, ho un sacco di salviette e ho anche un paio di distrutti, che non sono finiti, sono distrutti, e ora poi vi racconto. Allora, iniziamo con le salviette. Salviette ne ho struccanti, tre confezioni, che sono queste. Allora, queste qua sono le Nice salviette struccanti. Devo dire che queste non erano niente di che, niente di eccezionale, non vanno bene per il trucco sugli occhi, andavano giusto bene per togliere la base. Io le ho utilizzate soprattutto quando me le portavo dietro magari per andare a truccare le ragazze, per pulirmi quando mi mettevo magari, scusate raffreddore, il fondo sulle mani o i vari ombretti, eccetera. Allora utilizzavo quelle salviette per pulirmi, le ho utilizzate veramente poco effettivamente come struccanti. Scusate se ogni tanto mi interrompo, ma non respiro perché ho un raffreddore assurdo. Poi ci sono le fantastiche, che io adoro, salviette struccanti della Lidl, queste qua in versione azzurra, che dovrebbero essere le classiche. A me piacciono molto, devo dire che non hanno nulla da invidiare a salviette più care. E poi ho provato le Cotton Clow. Aspettate, io non ci vedo una mazza pure, una tortura oggi proprio. Allora, Cotton Clow 25 salviette struccanti con acqua di fiori d'arancio, discrete, devo dire che non sono male, niente di pazzesco, ma non sono male. Poi andiamo avanti con altre salviette. Questa volta sono salviette soft and gentle della Lidl, della linea Floralis, e sono 80 salviettine umidificate barra carta igienica, diciamo, nel senso che sono classificate come carta igienica umidificata. A me sinceramente fa piacere portarmele dietro ogni tanto, se magari sto fuori tante ore, se mi tocca andare in un bagno pubblico, o comunque sia anche magari al lavoro per rinfrescarmi, eccetera. Le trovo comodissime, buonissimo il profumo, molto morbide, mi piacciono un sacco. Le ho scoperte questo mese e mi sono davvero piaciute. Poi, una cosa che non c'entra niente col make-up, però io ve le volevo segnalare per chi non le avesse mai provate, sono le salviette per la casa di Lidl. Io adoro queste qua alla mela verde. Sono fantastiche, raga. Io le utilizzo un sacco, ma per qualunque cosa, per pulire le superfici, quando mi cade qualcosa, quando, che ne so, mi si schizza il sugo, cioè qualsiasi cazzata dovete pulire, fantastiche. Io le trovo veramente, veramente valide, anche per il bagno, quando voglio darci semplicemente una rinfrescata, che ne so, al lavandino, eccetera, quelle lì in un attimo avete fatto. Poi andiamo avanti con un altro terminato. Questo qui è un roll-on della linea dei supermercati INS. Questo è quello delicato perché ha il tappino verdino. A me piace di più quello col tappo blu, che è il classico. Devo dire che non è male. La profumazione, secondo me, è eccessivamente delicata perché si sente appena, però appunto non è male. Poi andiamo avanti con un prodotto che lì per lì mi era piaciuto un sacco e poi pian piano sempre meno, e sono le salviette fatte a dischetto di Essence, quelle già con appunto lo struccante all'interno. Sono dischetti rotondi, grandi, ovviamente come il barattolo. Lì per lì mi piacevano, però devo essere sincera, avendo iniziato a utilizzarle d'estate, mi truccavo veramente poco. Quindi quel poco che avevo lo levavano, ma magari era appunto un po' di mascara, un po' di blush, eccetera. Un trucco serio non lo tolgono, quindi eyeliner, mascara, fondo, eccetera, non ce la fanno, non ce la fanno assolutamente. Per la base sì, per gli occhi anche queste no. E poi la cosa che non mi è piaciuta è che all'interno di queste salviette ci sono dei micro granellini che secondo me sono un po' aggressivi sulla pelle, non mi sembrano molto delicati. Quindi magari per il viso sì, ma per gli occhi ve li sconsiglio. Poi andiamo avanti con un deodorante. Questo me ne avete visti un botto quest'estate, ne ho consumati 200. Bel Beauty, deodorante freschissimo, lo trovate ai supermercati INS, a me piace un sacco, costa un euro e qualcosa,
Buono, niente da dire. Il solito deodorante che utilizzo sempre al lavoro. In coppia utilizzo anche questo qua al lavoro, che è il Sex Unisex di Intesa, che a me piace una marea, mi piace un botto da boh, almeno 15-16 anni, anzi di più, sarà 18 anni che lo compro, quindi è proprio uno dei miei deodoranti preferiti. E boh, niente, ve ne ho già parlato, quindi non sto qua a perdermi in chiacchiere. Finalmente ho terminato questo cazzarola di burro di cacao. Questo è dell'erbolario, i quattro burri. E io avevo comprato questo burro di cacao qua poco meno di un anno fa. L'avevo preso con i primi freddi, sarà stato novembre dell'anno scorso. L'ho acquistato perché è il burro di cacao preferito di Miss Strawberry Fields, che ne ha parlato elogiandolo, straelogiandolo, eccetera. L'ho pagato circa 5 euro ed è una cagata pazzesca, cioè, proprio come dice Fantozzi nel film dove si parla della corazzata Potionchi, questo qua è una cagata pazzesca, nel senso che sì, ok, è un burro, va bene, il profumo è discreto, ma non idrata un belino. Cioè, io in un anno ne ho dovuto mettere chili per avere le labbra idratate, cioè proprio 715 passate per avere un po' di idratazione, il che non mi succede con il burro di cacao dell'INS che costa 99 centesimi, quindi no, non lo ricomprerò mai più. L'ho finito a forza proprio perché me lo volevo levare dalle balle. Poi, qui è inutile che parlo, soliti dentifrici di antica erboristeria, questo è l'Oxy Bianco, a me piacciono un botto, non costano tanto perché stiamo sempre intorno all'euro, all'euro 50 al massimo. Se li trovate, provateli, a me piacciono tantissimo. Ma andiamo avanti con un solvente unghie. Ne è rimasto proprio un'antichia, ma non lo terminerò perché adesso è iniziato l'autunno e io non metto più lo smalto sui piedi, quindi lo butto via anche perché tanto che è lì, ce l'ho da almeno 2 anni. Quindi preferisco cacciarlo via. Questo qua è di Brochet, discreto, assolutamente. Il suo lo fa, non mi dispiace, la profumazione non è pesante, quindi va bene. Promosso, ci è piaciuto. Scusate se mi fermo ogni tanto a respirare, ma sto una chiavica. Poi, allora, questo qua sulla, aspettate che mi metto gli occhiali perché non ci vedo. Ah, quella ciofeca di eyeliner della linea Love and Sound, Multistyle eyeliner pen. Questo è quello con le tre puntine, una roba orribile. Lo butto non perché non ce ne sia più, ma perché mi fa proprio schifo. Questo qui con le tre puntine, quando provate a fare una riga di eyeliner decente, non ci riuscite. A parte il fatto che non è un nero pieno e che non scrive in modo preciso, quindi comunque bisogna fare più passate per riuscire a fare una riga. In più, avendo le tre puntine, la riga non sarà mai perfetta, quindi io prendo e lo cestino perché è veramente una rumenta. Poi andiamo avanti con una delusione, o meglio, uno degli amori della mia vita che si è distrutto, che io a sto punto cedo e lo butto perché non posso fare altrimenti, è il rossetto di Catrice che mi aveva regalato Cinzia più di un anno fa, forse un annetto fa. Per fortuna lei ce l'ha ancora ed è integro e mi ha detto che me lo regala perché tanto lei non lo usa. È il C01 Nude Nouveau della linea Vienne Art, se non sbaglio. Questo è uno shimmer lip color. Guardate in che condizioni ha. Cioè, mi si è spaccato in tutte le maniere possibili. Eppure l'ho tenuto in frigo tutta l'estate, raga. Basta, io rinuncio e lo caccio via perché non si può. Non è fattibile proprio. Andiamo avanti con ancora un paio di prodottini. Mi spiace un sacco, raga, che mi vediate in queste condizioni, ma dovevo registrare il video, quindi purtroppo vi dovete sopportare anche il mio raffreddore. C'è una scia di prodotto qua. Questo è il bagnoschiuma di Acquolina allo zucchero filato. Ne avete visti mille milioni, ne ho usati in quantità industriale in questi anni. L'ennesimo che ho terminato. Mi piace, ovviamente mi piace, se no non ve lo riproporrei a ruota libera continuamente. Eyeliner in gel di Essence, il pochissimo che è rimasto è completamente secco. Me lo sono dimenticata nel cassetto e quando sono andata a riprenderlo, ciaone proprio, però ne era rimasto veramente poco. Non mi è dispiaciuto, devo dire che per essere un eyeliner in gel da 3,50 euro
il suo lo fa, quindi non mi dispiace affatto. Cosa che non si può dire per l'eyeliner in gel di Kiko, che anche lui si è seccata la parte in fondo, però non era sempre il top quando lo mettevo. Devo dire che la stesura non era semplicissima. Qualche problemino me l'ha dato, può essere che lo ricomprerò perché mai dire mai nella vita, però non è tra i miei preferiti, diciamo che è discreto ma niente di eccezionale anche lui. E ora passiamo all'ultimo prodotto distrutto ed è lei, la mia Hair Client di Essence della linea Arriba, ed era quella, non la tiro, no, forse riesco a tirarla fuori, sì. Era quella pseudo spazzolina, diciamo, con all'interno una cialda di prodotto fucsia che serviva per fare le ciocche dei capelli. Allora, devo dire che appena presa l'idea mi sembrava fighissima. La prima volta che l'ho provata mi ha un po' deluso perché perdeva un botto di prodotto, cioè ogni volta che facevo una passata sui capelli, quintali di polvere rosa finivano per terra sui vestiti, eccetera, e oltretutto macchia, quindi anche i vestiti tutte le volte poi bisognava rimetterli a lavare, non è che scrollando andava via, no, dovevi proprio lavarli. E anche dai capelli che si poggiavano sui vestiti, comunque i capelli macchiavano, quindi non era un prodotto proprio studiato ad hoc. Devo dire, peccato perché l'effetto era molto 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 carino, ma sfortunatamente 2 giorni fa ci ho dato un colpo passando ed era appoggiata nella mia zona, diciamo, make-up sul bordo purtroppo, ed è volata in terra e si è distrutta in 1000 pezzi facendo tutto il mio pavimento fucsia. Quindi ho dovuto pulire e niente, è finita. Ciao ciao proprio, arriva, bye bye. Basta, terminati. E quindi nulla, come al solito vi ringrazio per l'ascolto e ringrazio anche mandandole un bacione gigantesco Fiorenza, ragazza sorriso. Grazie tesoro mio e come ogni mese vi do appuntamento al prossimo video. Oggi credo registrerò un paio di video. Chiedo scusa se ultimamente ne ho fatti veramente pochi perché nel mese di settembre credo di aver pubblicato solo 4 video, ma mi era venuta un po', diciamo, uno scazzo youtubiano, ovvero cominciava a pesarmi il fatto che dopo più di 4 anni, perché sono 4 anni e 2 mesi che sono su YouTube, dopo più di 4 anni che mi sbattevo, tra virgolette, a fare video, a cercare di comprare le novità per farle vedere, a comunque essere sempre super sincera, super come mi vedete, cioè io sono così, se mi scappa una parolaccia, pazienza, se ci sono degli errori nel video, non li taglio. Voi vedete il video esattamente come io lo faccio. Non taglio nulla, non faccio per forza la figa, non devo per forza avere lo sfondo fashion, non devo per forza essere al top esteticamente per fare un video. Come sono lo faccio, punto. E appunto, dopo 4 anni mi giravano un po' le balle perché dicevo: cavolo, io mi sbatto così tanto. Ho speso veramente miliardi per comprare prodotti in questi 4 anni e fondamentalmente non ne ho ricavato nulla. A livello economico, in primis, perché appunto in 4 anni di YouTube io ho guadagnato circa 150 euro in 4 anni, cioè parliamone. Sono quelli che spendo in 2 volte che vado a fare shopping per YouTube, quindi non ha ricavato economico zero, quindi per tutti quelli che spesso mi capita di leggere su internet, anche nei commenti di YouTube, che dicono: ah, ma voi state qua e guadagnate, tra virgolette, alla faccia nostra, quindi dovete fare, dovete brigare, dovete imbellinare. Non guadagno un belino, quindi proprio, cioè, se pensate che io stia qua a guadagnare dei soldi, avete sbagliato grosso, io sto qua a regalare il mio tempo, è diverso. E comunque, a parte la questione economica, anche a livello, diciamo, di ascolti, sì, ho i miei 1900 iscritti, ma ci siamo fermati lì da mo'. E purtroppo il canale non cresce, io non so, sinceramente non so neanche il perché. Vedo canali di gente veramente inutile, insulsa e noiosa, che hanno 60.000 visualizzazioni a video, cosa che mi lascia perplessa alquanto. E purtroppo la moda del momento è fare vlog e io di vloggare tutto il giorno come una scema per strada con la fotocamera non ne ho voglia.
Non ne ho voglia, la trovo una cosa veramente ridicola, far vedere al mondo intero i cazzi miei di tutto il giorno. Ci sta il vloggino ogni tanto di 5 minuti in cui chiacchiero e vi racconto i fatti miei, ma vi racconto un milionesimo dei fatti miei e soprattutto non vi sto a portare in giro perennemente questo è il mio fidanzato, questa è la mia amica, questo è il mio lavoro, questo è il mio... cioè, no. Io sono qua per fare un canale di trucco e non un canale di cazzi miei, se no il canale si chiamava Momo Vita Reale o qualcosa del genere. Quindi, visto che purtroppo la maggior parte dei canali che io seguivo, che erano di trucco, sono diventati vlog a tempo pieno, e non mi va di fare nomi, ma presumo che lo sappiate benissimo anche voi, quindi non, appunto non faccio nomi perché non mi va poi di far esplodere polemiche, eccetera. Però appunto, visto che il canale non cresce, io mi stavo un po' dicendo, vabbè, basta, mi sono rotta il cazzo, faccio ancora qualche video e poi ciao e tante belle cose. E invece ho avuto, diciamo, una proposta carina, quindi per il momento io continuo a fare video e spero con tutto il cuore che il canale un po' cresca, in modo tale da darmi anche un pochino di input in più per farlo. E la cosa carina che è capitata è che mi ha contattato una TV lombarda che si chiama Sei Mia TV, che va in onda sul digitale terrestre, quindi se non trovate il canale fate un aggiornamento dei canali perché in questi giorni, se non ho capito male, inizierà poi a vedersi da fine ottobre anche in Liguria, in Piemonte e dentro marzo in tutta Italia. E appunto questa TV qui mi ha proposto di mandare in onda i miei video, quindi ovviamente in modo totalmente gratuito, però a me fa piacere, è comunque una buona pubblicità, quindi io ho assolutamente accettato, per cui appena ho qualche novità magari ve lo dico e magari segno su Facebook quando i miei video andranno in onda anche lì, così se vi fa piacere ve li guardate anche comodamente sedute sul divano davanti alla TV. E nulla, a questo punto io chiudo perché sto parlando a vanvera, ringrazio come al solito ragazza sorriso, Fiore ti lovo. Anzi, grazie dello spazietto in cui ho blaterato a vanvera, anche se era il nostro video, spero che tu capisca. Ogni tanto parto a ruota libera e non sto più zitta. E niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao!